Buongiorno Milano e buona Pasquetta. Sono qui con il comandante della Polizia Locale di Milano, Marco Ciacci. Comandante, quante pattuglie abbiamo in giro oggi? Buongiorno Sindaco. Allora, oggi abbiamo in giro per questa mattina 70 pattuglie. Sono in giro per tutta la città, fanno controlli, posti di controllo come quello che vediamo alle nostre spalle e posti di blocco in alcune circostanze. Siamo presenti anche sui parchi, dove abbiamo i nostri motociclisti e i nostri ciclisti. E in più stiamo anche sperimentando adottando i droni per fare il controllo dall'alto. Ecco, però i cittadini mi scrivono in tanti, ma c'è in giro ancora tanta gente. Qual è il risultato dei controlli di questi giorni? Cosa abbiamo visto statisticamente? Beh sì, effettivamente della gente in giro c'è, però i controlli ci dimostrano che le persone che fermiamo sono quasi tutte in regola. La percentuale di gente che non è in regola è veramente bassa, intorno al 5%. Sono persone autorizzate per lavoro o per altre esigenze, principalmente lavoro, che si muovono per dare servizi alla città e per far funzionare tutti i servizi essenziali. Va bene, continuiamo. Dove andiamo adesso? Adesso andiamo al Parco Lambro e vedremo in azione i nostri droni e i nostri motociclisti come pattugliano il parco. Ok, andiamo. Adesso siamo al Parco Lambro. Questo è uno dei droni in utilizzo alla Polizia Locale. Ad oggi li utilizziamo soprattutto nei parchi, poi con questo bel tempo necessario. Vediamo alcune immagini che spiegano poi come gestiamo l'operazione di controllo. Perfetto, vai dritto. Vai a destra. Vai dritto così, vai. Adesso siamo in centrale operativa, in piazza Beccaria. Qui normalmente si controlla soprattutto il traffico. Come vedete alle mie spalle di traffico ce n'è ben poco, per cui ad oggi si controlla il rispetto delle ordinanze e ovviamente si gestisce il pronto intervento. I dati in nostro possesso come Polizia Locale, ma anche i dati in possesso della Prefettura e relativi alle altre forze di polizia, dimostrano che la grandissima maggioranza dei cittadini che sono in giro per la città sono in giro per lavoro. Io vorrei che questo fosse chiaro. Al contempo deve essere anche chiaro che i piccoli assembramenti in un angolo di una piazza, in un cortile condominiale, non sono consentiti, ma soprattutto sono un danno per tutti noi. E quindi da questo punto di vista è ovvio che chi è in casa e rispetta le regole guarda con diffidenza, a volte anche con un po' di rabbia, questi comportamenti. Stiamo facendo un grande sforzo enorme insieme e continuiamo in questa direzione.